Londa, un film surreale, abbiamo definito anche un'utopia, però cioè, secondo noi è impossibile installare una dittatura in classe, però alla fine questo film non è neanche tanto lontano dalla realtà perché ci sono dei movimenti appunto che tutt'oggi si organizzano in questo modo e sono successivamente estremisti, come appunto questi ragazzi del Londra. Vabbè, gran parte della classe immaginava un finale tragico. Il professore gli è sfuggito la situazione di mano perché comunque sia lui era presente solamente in classe e al di fuori della scuola non c'era. Quindi i ragazzi erano liberi e senza un leader. Allora, poi abbiamo trovato i motivi per cui gli alunni hanno seguito il professore e abbiamo detto che si fidavano di lui perché condivideva le idee e i loro atteggiamenti. Poi lo vedevano uno di loro anche per il modo di vestire e l'hanno riconosciuto un leader. Non hanno finito. Scene che ci hanno colpito di più, stai io perché mi ha alzato il cartellone. Le scene che ci hanno colpito di più sono state quelle in cui il professore, diciamo, obbliga quel ragazzo biondo, che non ricordo il nome, gli dice: no, no, Marco, quello reale, quello che ha cacciato. Dice, se ti attieni alle regole, stai qui, altrimenti puoi uscire. È lì quella la prima forma di dittatura che il professore impone ai ragazzi di stare o con lui o contro di lui. E su questa riflessione abbiamo fatto riferimento anche al film Gomorra, dove anche quel ragazzino è stato condizionato da quei camorristi mafiosi a stare o con loro o contro di loro. Poi altre scene che ci hanno colpito, e quando il ragazzo brucia tutti i suoi vestiti firmati della Nike e dell'Adidas, dopo il discorso in classe con il professore, e lì inizia il vero estremismo per questo ragazzo. E poi anche la paura di Carlo quando rimase da solo nella scuola, perché comunque si aveva paura di questo, appunto, dell'estremismo di questi ragazzi che potevano essere pericolosi. Vabbè, i ragazzi ad un certo punto del film riescono.